Qui nella ASL di Teramo si sta procedendo con grande puntualità nel rispetto dei programmi, anche con risparmio di fondi pubblici, perché anche questa opera è stata fatta con un ribasso di oltre il 30% e dimostrando che si può mettere insieme procedure speciali, gestione dell'emergenza e velocità di esecuzione insieme anche al risparmio dei fondi, dei soldi pubblici e alla trasparenza. Sul piano dei ricoveri e delle terapie intensive la situazione è sempre molto molto critica e questo è l'elemento principale di preoccupazione, anche se la curva dei contagi sembra, diciamo, mostrare un rallentamento, comunque primi segnali timidi, diciamo, di inversione di tendenza, non su tutto il territorio però. Il problema dell'occupazione dei posti letto continua a rendere grave e preoccupante la situazione. Dimostriamo di essere tra le regioni più avanzate nella velocità e capacità di vaccinazione. Più vaccini ci danno e più vaccini somministreremo. Siamo in grado di farne molti di più di quanti non se ne facciano oggi. Dipende appunto dalle somministrazioni, dalla fornitura che arriva. Come è noto, è arrivata a meno del 50% della fornitura prevista nel primo trimestre, quindi abbiamo potuto vaccinare la metà delle persone che si prevedeva di vaccinare entro il primo trimestre. Se non ci fosse stato questo problema, noi oggi, ben prima della Pasqua, avremmo messo in sicurezza tutta la popolazione fragile. E questo naturalmente avrebbe anche cambiato i ragionamenti sulla necessità di stringere, chiudere, adottare altre precauzioni o meno. E il governo ci farà sapere quali sono le nuove regole, insomma, se si modificherà il DPCM, quello che è stato entrato in vigore solo pochi giorni fa. Quindi è chiaro che rispetto a questo noi dovremo poi prendere le nostre decisioni anche sulla base di quelle che possono essere nuove regole e eventuali automatismi.